Ciao, ciao Alessio. Ciao Rob, buonasera. Come stai? Tutto Sto bene, dai. bene? Tu, a posto. Beh, sì. Il gatto sta bene? Gatto è qua. Alice sta bene? Gatto è qua, gatto è qua. Allora, aspetta che mandiamo. Ta 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 ta. Live. Come fai a condividerlo da qua? Non si... Ha Ma cambiato quindi tutto. Animal Well? Ok. Sì! Ma sì, dai. Non trovo più il... Mannaggia. Non c'è più il condividi. Perlomeno io non lo trovo più. Che fine ha fatto? Boh. Disastro. È un disastro. Ah, grande Andre. Vabbè, proviamolo, dai, proviamo. Eccolo qua, Cher. Oh, finalmente. Ciao Andre. Hai mangiato? Eh? Chi da me? Sì. Ah, sì, ho mangiato. No, pensavo No, sì, alle... beh, Salvatore, sì, suoi, la sua pa cos'è, pasta e ceci sta mangiando. Pasta e ceci. Che sta mangiando? Vabbè, dai, proviamolo. Stavo guardando, guarda che bello, ci sono anche... Ma come linee di scansione? Ma lo lasciamo in italiano o in inglese? Cosa dici? Vogliamo. Ma beh, vedi tu, sicuramente l'italiano è più comodo per chi guarda, però a quanto ho capito ci sono un po' di robe, di misteri, di cose da segnare, magari l'inglese è più corretto, poi Chissà non lo che so. trama, esatto. Tanto guarda che figata. Cioè, le scan... dette scanline, ma l'effetto scanline, diciamo. Guarda come migliora tutto accendendolo. Dai, partiamo. New game. Sembra già abbastanza inquietante comunque questo gioco. Avevo intravisto un trailer, adesso che... Sì, me Adesso... lo ricordo anch'io. Sì, me l'aveva mandato Mattia, che lui segue parecchio gli indie, e lì, insomma, lo seguiva questo, interessava molto. Allora, siamo una specie di blob. Vediamo senza le scanline. Ah, tac. Sì, viene tutto più così, però dai, brutto. Più carino così. Vabbè, saltiamo. Clover Possiamo Egg. dire Metroidvania, un'altra grande comfort zone di Rob, possiamo dirlo. Possiamo assolutamente dirlo. Però questi, vedi, sono i giochi con la grafica pixel art, però nuovi, perché hanno tutti questi effetti che i giochi Beh, sì. vecchi non si potevano permettere. E poi non so se hai notato, ma questi giochi tendono tutti sempre al blu e al viola, non so perché, boh. È una moda de... Sì, non lo so, è vero. Vabbè, comunque in generale noi siamo Parecchi. questo Chobin. La trama è fondamentale, cioè... invece non è Metroidvania, ma Celeste l'avevi provato? L'avevo Celeste. provato e qualche livello l'avevo fatto, sì. Dopo però, ma l'avevo provato così per caso, quindi... Non mi ci ero messo con impegno, ma ho sempre sentito che è un gioco tosto, insomma, difficile. Eh sì, tostissimo. Sì. Ho giocato, l'ho finito, diciamo, nel modo più semplice. È stato comunque Che succede se cadiamo bello qua? Ok, tosto. torniamo semplicemente. Abbiamo cambiato colore anche. Ma così per iniziare, ma che ne pensi, Rob, del caso della settimana di questo Phil Spencer che delude i fan? Ma non lo so.
Nel te ne senso frega che un è Phil Spencer che delude i fan? Domanda. No, vabbè, cioè, ho detto così per dire, però sicuramente sì, cioè, per i fan sì, è Phil Spencer che... Cioè, sono stati delusi da Phil, sicuramente. Poi che sia lui davvero... Beh, oddio, però lui è il capoccia proprio della divisione Xbox, quindi comunque sicuramente sono scelte che passano attraverso... Ma chiaramente Insomma... sì, cioè grandi investimenti, ci si aspetta grandi cose, tempi di attesa molto lunghi, ma d'altronde anche lo sviluppo dei giochi negli ultimi anni è molto lungo. Quindi, però un conto è Microsoft che Sì. compra Activision e fa cassa su quello che Activision fa già, bene da un Esatto. punto di vista di guadagni, male da un punto di vista artistico, secondo me, da giocatore di Call of Duty che negli ultimi 2 o 3 anni è praticamente rimasto delusissimo. Un conto è invece quando comprano gli studios e dicono adesso facciamo dei gran giochi e quindi te sti giochi te li aspetti. Cioè io mi ricordo Redfall che l'abbiamo provato, c'erano usciti dei trailer, poi qualcuno diceva ma sì, interessante, oppure boh, non lo so, non mi... Ecco, dobbiamo trovare tutti questi tasti gialli, l'ultimo è qui in cima, per sbloccare quella porta. Così la rimandi giù, ok. E però ecco una cosa surreale, sinceramente, Redfall. Nel senso che l'abbiamo provato. Che cacchio. C'è un pochino di lag nei controlli, forse. L'abbiamo provato io, Federico Crizze, ma io ero incredulo. Perché dicevo, non posso... Ah, col telefono salvi, bellissimo, il classico dischettino. Ho detto, non posso credere che... Cioè, questo gioco esce così, perché aveva problemi evidentissimi, la grafica che non si caricava, le texture, i nemici che stavano immobili. E lì ho detto, boh, cioè, non, c'è qualcosa che non torna assolutamente, c'è un errore. E poi Microsoft se ne esce con una roba tipo... ma forse non abbiamo controllato troppo lo sviluppo. Io dico, vabbè, ma siete dei pagliacci, scusami il termine. Nel senso, scusa, con tutti i soldi che ci avete messo, con la dimensione che avete e così via, non andate a controllare il lavoro come è in corso. Sappiamo che purtroppo tanti giochi vengono chiusi. Sto giocando male. Cioè, a volte anche avrebbero dovuto dargli un po' di speranza in più, però addirittura scoprire che certi giochi non vengono controllati. E chissà cosa è successo in quel progetto lì, non lo sapremo mai. Adesso, tra No, l'altro, la infatti, cosa che mi fa o lo ridere, sapremo tra qualche la anno, cosa tra che mi qualche fa ridere è che generazione. qualche giorno fa c'era un articolo, mi sembra, su Eurogamer che diceva: ma è passato un anno dall'uscita di Redfall, ma l'edizione Super Deluxe aveva dentro un season pass o qualcosa, insomma, di... A Sì, livello... un DLC comunque, sì. Sì, a livello di contenuti aggiuntivi, ma non se ne sa ancora niente, ma io ero lì che dicevo, ma cosa vuoi che... E invece oggi ho visto un'altra notizia, dopo la chiusura, che diceva che... Sembra che stessero lavorando ancora, neanche tanto tempo fa, insomma, al progetto, alle Sì, cose. no, stavano continuando a supportare, doveva uscire un aggiornamento con appunto anche questi contenuti del DLC, insomma, quindi comunque ci stavano provando un po' a ripigliarlo per i capelli, che diciamo è successo a qualche gioco, no? Vedi No Man's Sky, vedi Fallout 76, vedi... C'è speranza comunque cioè magari Sì, se sì, prendi sì. il Game Pass poteva anche tirar fuori appunto il Attenzione mega qua. Cosa update che cambiava tutto. è successo? Come ho fatto ad andarli sopra? Non riesco più. No, nel senso che io ho visto quella sera, ho detto, è irrecuperabile, salvo un'enorme quantità di lavoro. Cioè, non... vuol dire Sì, no, proprio... mi fido perché poi vabbè è Cioè, stato proprio bocciato su tutta la linea da chiunque, vuol proprio. dire fare il gioco, non tanto correggerlo, perché non... Bellissimo, guarda, cioè... Perfetto, abbiamo Dicono i che lì non si... petardi.
non si capisce anche perché stessero sviluppando comunque un gioco del genere loro, che non era proprio loro genere, cioè boh. Tutta questa corsa al live service che c'è stata negli ultimi anni ha portato a solo Beh, grandi strascichi, grandi sì, attenzione che gravi problemi. anche Sony era su quella. Sì, no, infatti hanno perso chissà quanti soldi con The Last of Us, Helldivers 2 gli è andata bene in realtà, quindi vabbè, quello l'hanno azzeccato paradossalmente, poi hanno preso le cartonate Pasticci. pure lì senza motivo, diciamo, comunque i motivi ci sono, ma insomma un po' anche lì situazione particolare. Però sì, è chiaro, vedi, Helldivers 2 uno ci crede, non ci crede, lo butta fuori, esce su Steam al Day One, 40 euro. Successo incredibile, cioè alla fine è anche un po' il simbolo, un po' secondo me, di questi giochi, cioè non è tanto, cioè sì, la qualità in dubbio sarà sicuramente un bel gioco, ma è anche boh, beccare il momento giusto, E anche fare il gioco bello, sinceramente, secondo me. sì, no, il gioco sicuramente, però non so se è sempre il gioco, cioè boh. Nel senso, adesso mi viene in mente, tipo c'era di Ninja Theory quando li hanno acquistati Microsoft, era uscito Bleeding Edge, che non so se te lo ricordi. Perché è veramente, cioè, un gioco che appunto è difficile ricordarselo perché è morto in 2 secondi. Che sostanzialmente era questo multiplayer PvP con degli eroi che combattevi, diciamo, melee praticamente, cioè non era sparatutto, non era combattevi con le mosse, no? Tipo un po' quei MOBA, no? Tipo quella roba un po' particolare, no? Sì. E vabbè, fiasco totale, non ci ha giocato nessuno. È stato tipo un po' Babylon's Fall, se hai presente quello di Remis che aveva tipo un giocatore, due giocatori su Steam, una roba del genere, se ti ricordi. No. Attenzione alla mappa. E Attenzione. quindi niente, cioè. E poi ecco, invece anni dopo, qualche anno dopo, comunque, tipo adesso se guardi su Steam, cioè i giochi più giocati proprio della piattaforma, c'è Naraka Blade Point, che è un gioco comunque molto simile alla fine a quella roba lì, c'è cioè un multiplayer PvE in cui hai questi eroi, combatti un po' della mitologia cinese, è un gioco cinese tra l'altro, e boh, cioè è uno dei giochi più giocati su Steam, per dire. Quindi non lo so, ci sono veramente tante sfumature, ragioni sul genere, sullo stile, sul boh. È veramente difficile beccare quel trend e riuscire ad avere successo. Cioè, vedi Fortnite, cioè, ma Fortnite il giorno 1 che è uscito, free to play, ma chi poteva immaginare un successo del genere? Sì, tra l'altro Possibile, cioè, non. Fortnite, esatto, salvato Non c'erano da... proprio le premesse in nessun modo, c'era un gioco brutto, spoglio. Ah, stiamo Salvato parlando di da... Starfield. Eppure, Salvato da PUBG. boh. C'è un'interferenza, sento un'interferenza. Sì, anch'io, esatto. Non so, ho Ammazzate. sentito Starfield, ma invocava, chiamava Ammazzate. Starfield, forse. This Todavía. is Starfield. No, 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 no. Grande Starfield. Buonasera, Salvo. Finalmente ci degni della tua imponente presenza. Non ti sentiamo, avvicina il microfono. Qualità, qualità. Vaffanculo, non trovo le cuffie. Ancora vi ostinate a fare ste serate con Sony. Ma basta, io dalla prossima, se non passiamo a PC, non partecipo. Vabbè, prossima allora Xbox, dai, va bene, ho Però capito. parliamo di Sony quando siamo su PC, così questo è un bel Esatto, discorso che ovvio, voleva ovvio, fare Rob sulla ovvio. PS4. Allora, ho trovato un'altra. Allora, ho tolto le scanline intanto perché la grafica del gioco mi sembra molto più leggibile. Ma per come è fatta la grafica, non perché. Sì, Mi ma sembra molto più assolutamente. leggibile senza effetto scanline. Però si trovano un po' di oggetti da raccogliere, quindi è già momento RPG praticamente. Qui le leve. Un po' Souls, possiamo dire, raccogliere un po' Souls. Sì, un po' Souls. I'm a Souls man. E quindi ci sta. Ve l'ho detto, sto cercando i talismani in
Ah, puoi inclinare, hai visto, che storia. Esatto, Talismani plastici dove trovarli? aspetta, secondo me devi inclinare un po' questo, vedi così piscia di là. Ok, lo lascerei così. E a sto punto, no. Come va, Salvo? Tutto bene? No, però fa niente, fa niente. L'importante è Esatto, non perdersi d'animo. bravo. Dai. Giusto così. Dai. Poi devo pure ascoltare da sta console di merda il doppio audio Sta e console quindi, di cioè, merda, cosa? sì, console di merda che non mi fa abbassare il volume di No, Twitch, c'è cioè una cosa non vedeva l'ora di incredibile. comprarla. Sta console di merda. Sono tutte una merda. L'unica console bella è Switch. Meno male che ora esce Switch 2. Le scatolette. Ma perché fanno queste scelte cromatiche in questi giochi? Cioè, qui i giapponesi veramente dovrebbero Ma prenderli è abbastanza. giapponese il gioco? No, i giapponesi dovrebbero dargli una lezione. Ah, Cioè, infatti, di eh dirgli, sì. i colori contano, la visibilità di quel cavolo che stai facendo conta. Però mi I sembra. colori contano. Ma guarda, credo che siano tipo tutte palette predefinite, non Mi so. sembra interessante per adesso il gioco, nel senso che la cosa qui del platform è un po' una scusa per mettere una serie di meccaniche interessanti da Una JRPG. serie di meccaniche. Ciao, sono la tua meccanica. Non si riesce. Vuoi che ti lubrifichi il pistone? Il pistone. No, no, non Mia, ho non guarda neanche, neanche assolutamente la chat voglia di vedo, salire cioè, qua. porca. Non ho Voi assolutamente c'è nessuno voglia. in chat. Chat, dove sei? C'era Brothers, però mi sa Sì, che Andre ci ha salutato. ci ha salutati. Ciao, brothers. Come stai? Oh, chest. Ho trovato un uovo normale. No, maledizione. Dove sono finito? Basta. Come stai, Salvo? Come prima, male, ma non mi perdo d'animo. Dai, l'importante è quello. No, ho sbagliato. Devo schiacciare il tasto. Ho sbagliato a schiacciare. Che cos'è Cassel? Den Ring, scusa. No, vedi che qui sotto c'è questo tasto giallo. Però non so, Sì. probabilmente lo stream è in ritardo. È super in ritardo, cioè, Come al come solito. me. Allora, entriamo qui dentro. Rientriamo qui dentro. A questo punto, salta sulle bolle. No, ce l'avevo fatta. Aspetti che creano ancora un po' di bolle. Salta. E vai di là. Sali. Dov'è? Qua, schiacci, ok, fatto, schiacci sempre. Vedi, qua c'è l'aria. Figata. Dobbiamo schiacciare questi tasti gialli, secondo me. Sì, e due. Diciamo che sì, dai, non sono dei puzzle da impazzire. Oh. Ma no, stai giocando 10 minuti. Sì, no, nel senso che dico no, no. No, ma non mi sto lamentando, sto dicendo. Per adesso è tutta una roba abbastanza piacevole, diciamo, da giocare. Gioca Baba Is You. Baba Is You l'hai giocato? È Che quelli quello dove dicono sia devi cambiare difficile. le parole in modo da far succedere le cose. Bellissimo. Cioè, il concetto l'aveva spiegato Gaul, mi sembra. Il concetto è veramente bello. Ok, Però è qui. anche difficilissimo, dicono. Immagino, immagino. Comunque, Baba Is You è stupendo, peccato che sia però è difficile come la bellissimo morte. prendere delle console per giocare a questi giochi della grafica. Ma Comunque l'altro. infatti la più grande console di sempre rimarrà sempre Switch. Beh, può da O ma a Steam proposito, Deck. può darsi che superi le vendite di. Sì, di PS2. Non Del manca DS, del tanto. DS. Grande Nintendo. DS. Ci Loro voleva parlavano. dopo quella batosta del Wii U. Ecco, loro parlavano del DS più che altro. Più che del. Però Ah, sì. sì, però io ho letto che non è distante neanche da PS2, quindi Il potrebbe concetto è diventare forse quello, più la sì, ruota dei di... Sì. 50.
Ma facciamo finta di essere un canale di videogiochi. E Esperti, quindi esatto. questa. Sì, soprattutto Diccelo. esperti. Questa Switch 2 che senso ha? Cioè, ha una base installata enorme. O Sì. fanno un qualcosa ibrida tipo PlayStation 5 a questo punto, o non vedo come riescono a fare il salto generazionale. Questo è un bel dilemma che sicuramente anche loro ci stanno pensando Se no parecchio. sarà una Switch 1.5 praticamente. Anche perché già a livello di portatili pure dopo il DS comunque sono andati solo a calare perché comunque il 3DS ha venduto la metà con quel taglio di Esatto. prezzo importantissimo, esagerato Sì, mi all'inizio, cioè ricordo che proprio poi c'era il flop. programma Ambassador per quelli che l'avevano preso. Io l'ho preso piuttosto tardi, ho Esatto. preso un Sì, 3DS taglio da, se XL. ricordo bene, da 2,59 a 179, cioè parliamo Sì. di un taglio, penso, cioè, clamoroso. Cioè, altro che andarci E sotto. hanno venduto poi alla fine 83 milioni, mi pare, cioè, che sono, sì, non la metà, però insomma, Sempre tantissimi meno. Ma giustamente poi meno del DS. esatto, con la generazione poi degli smartphone e Difficile tutto, questo, cioè, è già eh? tanto che ne hanno venduti 80. Difficile capire Però come è funziona. sì, Switch 2, cioè, convincere la gente a passare a Switch 2, che è tutta gente. Allora, Qua è sì, guarda. situazione simil Wii per me, perché tante gente, magari tanti partner anche, no, che l'hanno Non comprata, so, non te so, la comprano guarda, nuova, non secondo te? so perché hanno dimostrato che comunque a differenza di altre console che non nomineremo, ma guarda, ma ci metto anche so, a differenza di Microsoft e Sony, comunque se tu annunci uno Zelda che va in maniera ottimale su una nuova console, Ottimale, la ottimale, ottimale. ottimale, su una nuova console. La gente si sposta su quella console. Non lo so. Diciamo che se fai un gioco bello, nonostante le carenze tecniche, la gente No, si ci sposta perché gioca. comunque E la l'alternativa, console te cioè, la compra. Breath of the Wild potevi giocarlo anche su Maledetto, Wii ce U l'avevo quasi e fatta. non credo che girava peggio comunque. Ma no, girava, ma più o meno giravo qua in realtà. Cioè, però il fatto che, Ma vabbè, Wii U non ce l'aveva perché? nessuno e nessuno era intenzionato a comprarla. Cioè. Ma non lo so, sul discorso di serie dei giochi, anche lì, boh. Cioè, Wii U comunque aveva un sacco di gioconi che poi sono usciti su Switch e hanno avuto successo. Cioè, Eh proprio porting 1-1. sì, Cioè, Mario Kart cambia. 8 è uscito su Sì, Wii U ed è il gioco più infatti. venduto della Switch. Ma anche Quindi, boh. Pikmin. Quindi è un Ricordiamolo. po' anche lì da capire, cioè secondo me la Switch ha venduto tanto perché è proprio bella a livello, cioè è piaciuta a livello estetico e ha venduto, e col fatto della portabilità No, ma ha col fatto venduto. anche che appunto con la E portabilità ti uno. giochi tutti gli indie che non ti scoccia a giocare sul PC. Esatto. Anche se pure lì poi dici, ma perché In che allora su senso ti scoccia Nintendo giocare sul PC? Chi non si gli può indie sono andati scocciare? bene e su PS Vita che uscivano un sacco di indie ci sono, cioè non sono lì, non si ricala E nessuno. Dai, allora, boh. in realtà la Dimmi. risposta è molto semplice, che potrà sembrare una cazzata, ma in realtà è così. Non puoi far pagare 80-90 euro a una memory card. Sì, ma quello sì, cioè sì, ci sta, cioè, Ole. a parte che ok, poi la risposta ancora più semplice è che mancavano comunque i giochi grossi per cui valesse la pena prendere, a prescindere, quindi Vabbè, però dici che comunque ti ha fatto in uscire God of automatico. War, ti ha fatto uscire Metal Gear. Mamma mia, No, ma no, PS che bravo Vita, PS giocatore. Vita. Sì, no, no, questo dico, PS Vita Ah, comunque ti ha beh, fatto sì, uscire. porting però. Cioè, infatti già Ah, sì, su PSP effettivamente usciva Nintendo Switch, mancava capito, gli il titolo originali. nuovo, certo. Infatti PSP alla fine, se vai a vedere, ha venduto un sacco, ha venduto più di 80 No, milioni ma PSP. perché le No, ma bombe? infatti la cosa assurda è che Sony stessa non ci ha creduto nella PS Vita, aveva una fuoriserie praticamente. Però, boh, non lo so, io più che altro sono in dubbio che appunto tanta gente che ha preso magari Switch da pochi anni, perché non è che l'hanno presa tutti nel 2017, hanno magari preso la 2019 o la No, OLED, allora, quelli secondo siano me disposti i ritardatari faranno fatica, ma sono gli stessi che poi non hanno preso la PlayStation 5 perché si sono presi la PS4 Pro. Capito? Però sai, lì già la 5 comunque ti dà quella sensazione di ok, cioè è un'altra cosa. Ma Banalmente anche solo per i teoricamente giochi. anche Switch 2 dovrebbe dartela. La mia domanda è se punteranno appunto su questa sensazione qui, che comunque dici. Beh, ma perché devo passare alla PS5 che ci sono 3-4 giochi, no?
Anche se lo stacco c'è non tantissimo, almeno ad ora non è tantissimo lo stacco. Ho paura che Switch sia ancora più conservativa da questo punto di Però vista. sai qual è la differenza dei 3-4 giochi? Che è Perché vero, sono perché poi se così vai a vedere a conti fatti, scarso. no, sono pochi quelli, diciamo, PS5 per, o comunque prodotti da Sony per cui valga veramente la pena passare a PS5. Però quelli sono prodotti da loro, i multipiattaforma ci sono tutti, dal primo all'ultimo, cosa che invece su Switch sappiamo che al 100% su Switch 2 non ci saranno i multipiattaforma, quelli che vendono le console. Cioè, GTA 6 non esce su Switch 2 al 100%. Certo. Direi, cioè, do per scontato, insomma, a meno che, cioè, non, Chissà se nel senso, qu uscirà quanto te la proprio possono fare GTA. pagare una Switch 2 in grado di far girare, appunto, un GTA 6 come qualsiasi Ma altro il gioco? piano B è che ti Cioè, faranno uscire GTA 5 su Switch 2. interessante. non, possibile, magari, però. E magari con un online Quindi, boh. decente. Cioè, non esce appunto, non esce GTA 6, non esce FIFA, non esce Call of Che Duty, non cosa esce faccio io qui Assassin's Creed dentro? Red, esce su Switch 2, ma io non credo che sia in grado, cioè, per forza di cose, non si sa manco Che brutta se mappa, girerebbe però. su DEC o su Rogali, per dire. Quindi, Orribile. boh. Sì, diciamo È che proprio poi il mercato difficile. ora, cioè, comunque avrà delle serie concorrenti Switch 2 perché appunto Rogali, Steam Deck, cioè, per Poi anche dici sì, ti giochi quella Hades fetta di 2, persona, magari. esatto. Però, ok, boh, Hades 2 magari gira pure su, è retrocompatibile pure su Switch se non hanno cambiato particolari cose, no? A livello tecnico, quindi non serve neanche che ti compri la Switch 2 perché mi gioco Hades 2 su Switch, cioè, boh, non lo so, non lo so. E Poi vabbè, adesso? Zelda è appena uscito, quindi sicuro non esce, diciamo, un gioco No, enorme sono al d'accordo. lancio. Forse lo diceva Massimo. Max, sicuramente uscirà Metroid. Eh sì, però capisci, Metroid è la serie proprio minore, minore, minore di Però Nintendo sono che. tanti anni che la gente vuole solo Metroid nuovo. Sì, però cioè sì, la gente vuole, Cioè, ma o sempre. Cioè. quello o un nuovo Mario. Allora, Mario 3D già è più probabile perché effettivamente da Odyssey sono passati parecchi anni ed è uscito come si chiama lì, quello lì, 2D nuovo. Boh, non lo so, quello con l'elefante. Wonderland. Wonder, bravo. Che Bellissimo. comunque è quello 2D, quindi ci sta che il prossimo sia effettivamente il grosso 3D e che se lo stiano giocando per il lancio di Switch 2 e anche magari Mario Kart Cos'è 9, che è comunque successo? la Mi sono pallina trasformato nel dall'uovo personaggio di d'oro in Tunic. teoria. lol, però. Sì, comunque sì. Cioè, i titoli ce li hanno. Cioè, hanno sempre quei quattro brand, però ce li hanno. Però sì, io credo che potrebbe essere la bombetta, perché veramente la stanno tirando alle lunghe questo Metroid. Secondo me No, ma che sia un è pronto, è gioco pronto, fighissimo. stanno aspettando Switch 2. Proprio, Lo secondo me è aspetto. proprio il primo gioco. Però che possa veramente convincere la gente a comprarla subito, a spostare. Boh, non lo so. Quello, appunto, mistero. Oppure essere la player. Perché no? Con i costumi di Peach, della Stellar bambina. Blade, no, cos'era quella lì? È Bosette, Potente. come possono Bosette Bosette, grande. è vero, è vero. Allora, mi sono completamente perso. Siamo partiti da Che poi era lì. uscita pure quella però nei circuiti di cosplayer, eccetera. Sì, Bu ovvio, certo. Buset, cioè quella Bu il fantasmino. Ah no, quella mi sono Bello. persa. Come te la sei persa, Eh mannaggia. sì, Circuiti no, di cosplay, sono. ragazzi, non mi fa Non male. sono nel. Non sono dentro il Dopo mercato diventate ciechi. Allora. io. No, poi dopo non riusciamo più a giocare a Elden Ring, ci fanno male le dita. Mannaggia. Elden Ring su Switch Parliamo di 2. Elden Ring, Figa. esatto. Ma Parliamo di se c'è Elden Ring. Elden Ring su Switch 2 me la compro tipo Day Parliamo del mio gioco One. preferito. Guarda, Però, potrebbe effettivamente. essere follia. Cioè, non è follia secondo me, perché comunque gira su PS4 L'abbiamo Elden detto prima su questo canale. Ring. Dark Souls Remastered comunque è uscito su Switch, no? Effettivamente, sì, Quindi è Switch vero. 2 potenzialmente Ci ce la può sta. fare. Tra l'altro, Onesto. solo quello e neanche Dark Souls 2, che poteva girare benissimo su No, Switch. sì, quello è un po' sì. Cioè, Sono un po' non hanno confuso continuato, su dove insomma. devo Vabbè, sì, il andare. 3 è Dove devo forse andare? improbabile No, il perché 3 no, comunque è perché. motore No, no. nuovo, non Dove devo proprio. andare e perché? Oh, attenzione, Bloodborne su Switch 2. Beh,
Ah, però Elden Ring, guarda, potrebbe, No, sarebbe il Elden Ring coso. secondo me sì, e potrebbero spaccare Anche perché veramente. lì Kadokawa, lì Bandai non approfittano della situazione di cazzarola. Cioè, Switch non fa il bel porticino di Beh, Elden quelli sarebbero almeno altri milioni di copie sicure, sicure. Ring. Beh, tanta gente, sì, Elden Ring portatile. Anche se è Ci sta. scomodissimo, io ci ho C'è giocato un su pesce Steam qua. Deck Aspetta. ed è la morte. Gli devo Gli devo dare dare una magari bulla. No, sarà più comoda la Switch 2, da impugnare. mamma mia. Sì, infatti io gioco sempre. Però di che tempi parliamo? Cioè, cosa dicono? Adesso entro 2000 marzo 2025? 2025 se leggevo, leggevo che Quasi quasi. proprio a Allora, breve farò l'annuncio. Hanno detto faremo l'annuncio entro l'anno fiscale, quindi vuol dire fine marzo dell'anno quindi prossimo. ok, l'annuncio Come esatto, quindi termine allora probabilmente massimo. inizio 25 L'annuncio? annuncio e Sì, poi fine però anno hanno già comunque detto uscita. non... che devo fare io qua? Hanno già Di non detto non... aspettarsi niente? No, che a Per giugno fanno un Natale? direct per i giochi della Switch, ma non parleranno assolutamente della nuova console, che non si chiama ancora Switch 2 e anzi tendenzialmente non si chiamerà Switch 2, però Nintendo No, si potrebbe chiamerà cambiare. Switch. Switch Mi. Switch. Smettila di grattare il gatto che... E sarà un visore della realtà virtuale Di il cartone. Di Virtual Boy cartone. 2. Virtual U E 2. gli avanzi del labo in qualche modo non hanno senso. Esatto, non Cioè. si butta via niente. Esatto, senti, il cartone si ricicla. Vado di qua. Boh, vado di qua, Vado di qua. Vado di là. non so. Ma guarda che stronzo questo gatto. Vabbè, io comunque, come tutte le Ma cosa console, non la prenderò al day one. vuoi? Io Aspetterò al Day poi. One in tutta la mia vita ho preso solo una console, la PlayStation 5. Aspetto Rob che fa Io la l'early 4. adopter. Il Che ne compra DS l'ho 3. preso il giorno dopo, perché il giorno stesso non c'era. Non c'è, non ti andavo. Ma tra l'altro mi sono preso benissimo per il DS, ma tipo a una settimana dall'uscita non l'avevo proprio cagato per niente. E a un certo punto esce questa mera cosa meravigliosa. La 5 l'avrei presa al lancio, ma non l'ho trovata, quindi qualche mese dopo ho preso la Series X però al lancio. E Hai basta. visto? Ti dovrei Basta, direi fidarti che... del marchio verde. Beh, ma mica sono pentito, eh. No, il fatto è che adesso, tipo per esempio, fanno una Play 5 Pro, no? Che ormai è quasi confermata praticamente. Tu potresti dirmi, la prendi? Certo che la prendo. Ho dei giochi sulla Play 5. Sì che la compro. Non so se prenderò una Play 6, quello magari è una domanda, ma una Play 5 Pro, Beh, certo, però scusa, qual è il senso? è di far andare meglio i giochi che ho già. Perché cambi il PC, scusami? Perché tu compri robe nuove No, del no, PC? qual è il senso di non prendere, cioè di prendere la 5 Pro e non la 6? Cioè, Perché non so la ancora 6 è niente sulla direttamente. 6. Ah, È vabbè, quello giusto per ok, dire, non però. ti garantisco al 100%, scusami, potevo Sì, formularla meglio, non ti garantisco al ok, no, no, 100% adesso ho che... capito. Però, siccome adesso Sì. la console è diventata un po' un PC anche in questo senso, cioè, dove la X, Series X, fa girare tutti i giochi della One, se tu hai qualche gioco così, perché no? Nel senso, chiaro, dopo non te ne fai più niente, per esempio, della One o della Play 4. Infatti io non ho più una Play 4, perché la 5 fa girare tutto quello che c'è sulla Pure io, 4. sì, pure Quindi... Cioè, ti porti avanti, diciamo, anche perché poi, per esempio, ho giocato tutto Elden Ring adesso, e ho giocato la versione Play 4 perché sulla 5 gira benissimo a 60 frame, al contrario della versione PS5, ma qui è una pecca di chi fa il gioco, diciamo. sì. Però, devo capire... Non lo so, forse sto sbagliando, dovrei andare di qua. Sono un po' bloccato. Cioè, perché no? Perché ormai sono diventate così e da un lato sono diventate anche un po' meno interessanti da questo punto di vista. Però vabbè, concentriamoci sui giochi, voglio dire. Ecco, una prossima Xbox.
Anche lì, sì, eventualmente, magari gli compro l'hardware, non è detto che poi gli compri i giochi. Tu dici, non ha senso. Però sì, ho una libreria di tantissimi giochi su Xbox, perché li hanno dati col Gold. Cioè, comunque io Certo. una Xbox l'avrò sempre, è lo stesso motivo per cui ho un PC gaming, perché ho talmente tanti giochi comprati negli anni che, cioè, se non avessi un PC per giocarci. PC o Steam Deck o quello che vuoi, insomma, anche la Steam Deck è un PC alla fine. Non ce l'ho, però capisco chi la compra. E nel momento in cui ti consente di giocare la libreria o comunque i giochi che ti interessano, va bene. Quindi, avendo investito a livello di titoli e non sono robe su disco che posso vendere assieme alla console come magari si faceva una volta, è Certo. roba digitale e ne ho tanti. Quindi, un pezzo di una console ce l'avrò sempre. Se in qualche modo quella nuova che esce ti fa girare meglio i giochi nuovi, o per esempio queste qui nuove con l'SSD ti migliorano i caricamenti, è già un motivo, se tu sei un giocatore anche di roba vecchia, per avere l'ultima versione della console. Non è detto poi appunto che prossimo gioco però per esempio lo prenderò su Xbox, cioè magari lo compro su PlayStation, lo compro su PC perché ci credo di più come piattaforma, prossima piattaforma. Però Certo. ecco, comprare solo l'hardware senza comprare i giochi, penso che non gliene freghi niente a chi fa la console. Sono bloccato, non so più come venirne fuori da qua. È già finito lo stream qua. Praticamente. Dove siamo? Vedi, sono lì in alto a sinistra. Ma io sento suonare qualcosa. È il mio telefono, Ah, scusate. ok, no, no, perché pensavo. Sembrava la porta di casa, sai. Sì, no, scusate. Non so come silenziare qua sto microfono. Non so come venirne fuori, sono completamente bloccato. Datemi una mano voi. Forse sono distratto perché sto ascoltando i discorsi. Sì, purtroppo. Ma non capisco. Ah, anche qui sale comunque, un pochino. Però nel momento in cui io ci salgo, scende. Però può andare bene perché mi porta giù. Quindi. Ha senso? No. Scendere non tanto qui, ma su questo qui, in modo che io scendevo e poi salto di là. Perché saltando di là torniamo nella zona di prima. Ok, probabilmente è così. Però è un po' tosta sta roba, eh. Oh, senti, vai a giocare ai giochi Ubisoft. Che non ne ho mai giocato uno, penso. Ma va, veramente? Penso di Ma ci no. avrei giocato un Assassin's Creed. L'avevo iniziato, ma non. Allora, guarda, una bolla lì e ci salgo sopra. Scendo, 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 scendo e poi salto di là. Stessa cosa qua. Bolla, scendo. Ok, ho capito come funziona. Per qualche motivo diventa il personaggio di Tunic. E salto di là. Ok, ne siamo venuti fuori, raga. Perché la bolla non serve Grande. solo per salire, ma anche per scendere delicatamente. Si può anche velocizzare un po'. Perfetto, e siamo tornati di qua. Ok, salvo. Telefono. Vediamo un po' la mappa. Scendere di lì non ha molto senso. Ma fondamentalmente torniamo di là e con questa bolla probabilmente possiamo andare a fare altre cose. Vieni gatto, sì, vieni. Non ho capito come eravamo partiti dal discorso. Siamo partiti dai licenziamenti, no? Prima che arrivasse Salvo. Giusto? Sì, ti avevo chiesto cosa ne pensavi di Cosa ne penso? È questo fattaccio. spiacevole, però hanno fatto anche dei giochi, boh, non particolarmente. Però vabbè, io pensavo a Redfall. Certo, è un No, no, peccato. ok, Redfall, cioè, nel senso capisco, cioè, fallimento, ok, anche se appunto. Mo che la mia moglie si è
Hai preso uno studio che comunque non faceva quella roba lì, l'hai fatto fare quella roba lì. Cioè, allora, no, sì, non è Microsoft in realtà perché il progetto era già partito prima, no? Almeno. Questo, sono sincero, non mi ricordo Redfall. Era ancora comunque quando era Zenimax, quindi erano loro che l'avevano chiesto, è stata Microsoft, mi sfugge. Comunque, Però vabbè, nel caso di indipendentemente. Tango, in realtà, Hi-Fi Rush, cioè loro ne parlavano come... Cioè, il gioco è piaciuto. È stato candidato, cioè, comunque nelle categorie dei GOTY. Eh sì. Ha venduto bene su Steam. La gente ne ha parlato bene. Adesso era uscito su PS5 e cioè, il giorno dopo E chiudi quello è la storia. stato, si Cioè, sono incazzati che è uscito su PS5. è un po', cioè, anomalo sicuramente. Poi che ci siano motivi validi dietro, che la gente poi verrà incorporata in altri su, cioè quello per carità cioè, non lo metto in dubbio, non lo so e lo scopriremo. Ma è proprio Aia. strano una situazione del genere. Come se appunto Sony avesse chiuso Bluepoint dopo Demon's Souls Remake o Housemarque dopo Returnal, cioè Housemarque stava per chiudere Certo. quando E stava anche sviluppando. Returnal è andato maluccio, Eh comunque. no, infatti non è andato comunque benissimo, cioè Come vendite il totali, dite? giusto, sarà costato comunque sicuramente meno degli altri progetti, però non ha neanche, ecco, stravenduto. Però non è che li hanno chiusi, cioè, anzi, paradossalmente in quel caso li hanno pure comprati dopo Returnal, se non erro, perché prima era sempre, diciamo, grandi rapporti di esclusività, ma non erano di Sony. Invece l'acquisizione poi è avvenuta proprio con Returnal. Che Però, boh. comunque è un titolo che stanno supportando ancora oggi. Sì. Sì, beh, ma cioè, giustamente quel gioco che dà prestigio, no? Che magari dici, vabbè, non è il gioco che mi fa, cioè, mi fa vendere la console, però mi fa quel catalogo, mi fa gli appassionati, magari si comprano appunto la console e la consigliano ad altri, cioè ti crei appunto quell'ecosistema di cui hai bisogno poi per sopravvivere. Poi tanto sai benissimo che l'altra gente... Maggioranza Giustamente, gioca a sta cosa delle GTA, Call of bolle. Duty, FIFA e via i Esatto. soliti. Cioè. Però se invece Microsoft, che ha un servizio su cui sta puntando per il futuro di Ma che Xbox, se ma la ride, come se la al ride? catalogo, cioè, Che te ridi? se chiudi gli studi, non... Cioè, nel catalogo, paghi gli altri giochi, cioè, vai avanti così a pagare, boh, mi sembra anche assurdo come... Ma vaffanbagno. Come possa funzionare poi, perché non è che puoi continuare a pagare così a perdere per inserire i giochi, cioè, boh. Cioè, non mi torna, ecco, non mi torna, ma infatti non, i conti non stanno tornando neanche a loro, evidentemente. I dubbi che insomma avevo già anni fa si stanno un po' piano piano, stanno un po' venendo a Però eri un po' galla, ecco. pessimista, un po' perché sei un po' anti-Microsoft, diciamoci la verità. Come Ma fa a veramente no. essere anti-Microsoft che c'ha il Game Pass? Ma veramente no, cioè. No, non sono, Dicia vabbè, diciamolo. l'appassionato Microsoft, non sono cresciuto con... Cioè, quello sì, No, a me sicuramente, se sinceramente dovessi scegliere. Microsoft sta anche abbastanza antipatica. Nel senso, la cosa che mi piace è quello che hanno fatto con Xbox negli anni, ma è andato calando, secondo me. Non come potenza della console, ovviamente, dico come effetto wow in generale, cioè. No, è incredibile perché hanno sempre la console più potente, ma non ci sviluppano un cazzo di decente, cioè... No, ma infatti ricordo comunque 360 era, al di là dei problemi hardware, era comunque, A cioè, cavoli. anche paradossalmente molti amici che comunque avevano la PlayStation 2 si erano Molto comprati la 360, cioè era comunque il nuovo, onore. cioè il futuro era lì, Però insomma. aveva un grande parco giochi la Eh 360, no, no, certo, scusami. aveva dei gioconi esclusive che poi, vabbè, sono durate magari anche poco, però comunque, boh, Mass Effect usciva su 360, per dire. Bioshock. Oblivion, la versione console, ti usciva prima su 360. Sì, era Addirittura la. GTA 4 aveva l'esclusiva di un anno dei Ma DLC della storia. no! Cioè, GTA l'esclusiva Perché? della Eh storia, sì, GTA per un anno. sì, Cioè. no, non era male. Ma infatti non capisco perché non abbiano, cioè, visto che cagano soldi e che il loro modello è sostenibile, perché, cioè, non abbiano attuato delle scelte? Vabbè, oddio, hanno preso Activision, Eh no, che esatto, cioè quello comunque anche è. loro, cioè, a parte COD, non Ma è che allora. stanno azzeccando, neanche Diablo 4 hanno azzeccato.
li hanno presi veramente nel momento Sì, ma COD peggiore comunque proprio della avrai capito storia. che, scusate il gioco quasi involontario, ma rido da solo, è un pesce grosso. Dico, in quanto, cioè, tal No, punto no, che ma quello senza per come ha dubbio, ma reagito pure Sony, si capisce Blizzard. che è un pesce enorme, non grosso. Sì. Però No, magari ma andando. è l'IP più importante dei videogiochi, Però quindi allora mi poco stai sotto a. dicendo, come ha avanzato qualcuno, che per prendere Activision ti sei indebitato troppo. Può Quello essere, può no. essere. Non so che flusso, che poi vabbè, però aspetta, ricordiamo Activision, Blizzard King, cioè sono tre colossi. Ma Blizzard sicuramente già solo sta King. vivendo il momento, diciamo in termini di immagine e probabilmente anche di guadagni, il momento peggiore della sua storia, credo. La butto lì, la sensazione è questa. Poi magari no, però comunque c'hai i soliti free to play, alla fine loro quello fanno, c'hai Ma a Diablo parte code, 2. ripeto, neanche Diablo 4, al di là del boost iniziale, poi hanno preso un mare di merda. Io non ho seguito No, perché no, gioco. però sai, però comunque Call of Duty è quella sicurezza, cioè comunque tu Eh parli di sì, a parte numeri, Call of Duty. in realtà i numeri vanno bene, Ma cioè ancora hanno World Blizzard. of Sì, World Warcraft? Vabbè, of comunque sì, hanno due cavalli potenti, cioè. Warcraft. Sì, e poi King, appunto, che King è tutta una roba a parte, che però fa più soldi di Activision Infatti, ma e King, sai Blizzard cos'è? messi insieme. King è quella cosa che non si caga mai nessuno, però che effettivamente è quello che ti dà tutti gli introiti. No, no, certo, Ma però a anche lì quel il punto discorso non qual è? capisco Il perché hai discorso qual dovuto è? licenziare gli King altri. non lo metti tanto nel Game Pass, cioè comunque è una cosa a parte. Eh sì. Che, cioè, ma lo stesso Blizzard è lo stesso. Che Blizzard ormai sono quasi tutti, a parte Diablo 4, sono free to play. E vabbè, sì, World of Warcraft, però World of Warcraft comunque non esiste la versione console, quindi cioè, è solo PC nel senso, Sì. no? Rimarrà sempre lì, non è che faranno una versione console. Cioè, salvo, ma non penso sia possibile. No, non Proprio credo anche proprio. per interfaccia, per proprio robe No, di come livello di fai? input. Sì, chat, tutte le Ma questioni. sì, ma poi la No, community, tanto complessissimo. è un gioco vecchio, cioè ormai nel senso ha la sua enorme community, chiaramente la sua importanza, ma morirà tranquillo lì per conto suo con la gente comunque pagante e basta. Quindi boh, cioè gli altri sono free to play, quindi nel senso il Game Pass, cioè mettere Overwatch 2, Exxon, e gli altri metterli nel Game Pass, cioè sì, ok, ma è free to play, quello rimane. Infatti che Call se of ne Duty frega. per 10 anni sarà ancora comunque multipiattaforma, quindi 10 anni sono tanti, veramente tanti, cioè da pensare adesso a 10 anni sono comunque tantissimi, quindi anche lì. Va bene, lo metti Day One nel Game Pass, ma boh, non lo so. Aumenteranno un po' i giocatori su Xbox, probabilmente. Però anche lì non è che ti cambia, cioè. Non lo so, non lo so. Ma Vedremo. chiudete la Xbox e via. Ho trovato un disco. A me, cioè, veramente dispiace da buon Aiuto, si è cazzato il risparmiatore. gatto. La pacchia è finita alla fine, perché è finita sia per noi giocatori, ma sia anche per gli sviluppatori. Perché nel cortocircuito avevo sentito Mauro Fanelli, che è uno sviluppatore lì che lavorava in multiplayer anni L'ho fa, sentito bla bla. anch'io, sì. E lui faceva, cioè, l'ha fatto proprio capire palesemente che anche gli investimenti per il lato indie sono. I rubinetti si sono chiusi, insomma. Cioè, quindi è. Quindi allora, niente più indie, niente più gli studi che non portano soldi, Free cioè to poi. play, free to play. Cioè, sì, Fritto Minecraft va play. bene, Sea of Thieves, cioè tutti praticamente roba live service, Sì, Grounded, tutti fa fatti Flight male, Simulator, programmati che. male, però che vanno avanti. Sì. No. Forza Horizon, che comunque lo tieni su tanti Forza anni prima che 4. esce un altro capitolo, boh. Non lo so, vedremo sto AWOWED lì, AWOWED, quando esce, Ma se farà, però anche lì. posso dire che bah, di solito cioè, non ci azzecco, quindi spero di non azzeccarci, ma posso Diccelo. dire che i prossimi sono Obsidian? Che Ma chiudono? Obsidian, non lo so, perché comunque stanno facendo Tanto parecchia roba so di Microsoft, quindi se li vogliono fare chiudere. E hanno, beh, però sono quelli che effettivamente hanno gli unici che hanno fatto qualcosa di, cioè, hanno deliverato, diciamo, hanno fatto uscire roba. Vabbè, hanno fatto uscire Grounded e basta.
No, beh, Grounded, vabbè, Pentiment piccolino, Ah, però giusto, aspetta, poi anche c'è Pentiment. Sì. cioè, The Other Worlds era uscito quando l'avevano comprati, però mi sa che manca un No, altro, era già possibile. uscito anche su PlayStation e Switch, The Sì, no, era uscito, cioè, quando proprio nell'acquisizione, però Obsidian qualcos'altro forse No, io c'era, parlo come forse. esclusivo perché alla fine. Che è Cioè, successo? poi la cosa più assurda Dove è sono che finito? hanno fatto chiudere appunto Tango quando i giochi sono andati su PlayStation 5. Siccome c'è finito anche Pentiment e Grounded. E che sia un po' uno Madonna. sfregio, sai? Cioè, No, io invece sono più la dubbio vedo invece. Ah, un po' finisci. come per dire, abbiamo dovuto allargare, quindi ci siamo dovuti piegare al fatto di venderlo anche su altre console perché non rientravamo dei costi, quindi ci state facendo perdere soldi. Non lo so. Beh, ma se la base Però ecco, invece installata è io più che Obsidian, in quella, realtà cosa sai chi vuoi fare? penso? Penso a Ninja Theory. Cioè, anni e anni a sviluppare Soul Blade 2 che Ma Ninja comunque Theory ha due copie. sì, cioè, E sarà sì. costato, è un po' sto Soul Blade 2 perché Beh, sono veramente anni, anni e anni, di cosa sono? 7-8 sviluppo. anni sicuri che per un videogioco sono un'eternità. No, ma cioè, più che altro diventa poi una spesa veramente per un gioco poi super No, particolare, però è un gioco single che dura player. 8 ore Ma sì, ma poi è proprio una e che già cosa per riceverà pochi. Riceverà un merdaio per il fatto che gira a 30 fps. Eccomi, ci sono io sul videogioco. Non lo so, anche boh, non ne sta azzeccando una. Secondo me, io lo dico da anni e tutti dicono: che tu dici, sonaro. Questa è una citazione alla Bruno. Però, boh, L'ha fatta cioè, molto bene, fermo devo dire. sì, Non ti fermo restando che fai comunque. voler molto bene, però questo Fermo te lo dico. restando che comunque anche secondo me Sony non ne sta azzeccando una, cioè non è che se Sparta piange Atene non è che ride. Beh, però ecco, vedi, no? Cioè, tu adesso, appunto, a maggior ragione, se tu pensi questo, poi vabbè, in realtà un po' meno, nel senso perché secondo me poi, cioè, di fatto i giochi sono usciti e sono andati anche abbastanza bene. Poi stanno spendendo un sacco di soldi e quindi 100% non possono continuare a investire, appunto, 200 milioni, 300 milioni a gioco, quello è palese, cioè non funziona Ma più anche perché quello. nessuno li pagherà mai 80 euro, aspetteranno Però, ecco, sconti, però, tu chiavi. pensaci Il allora al pass. confronto in questi ultimi anni, pensa allora a Sony che c'ha gli abbonati, la piattaforma di No, vabbè, riferimento. ma dai, quanti abbonati potrà avere? Non potrà mai No, raggiungere i numeri del Game Pass. no, 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 no. Ha 47 milioni di abbonati al PlayStation Plus. 47 milioni, perché giustamente avendo Mizzica. più utenza pagano anche tanti Aia, aia, semplicemente quello per giocare aia. online. Sono 47 milioni, Porca troia, 47. mamma mia, che Vende imbarazzo ancora veramente. i giochi che produce al Day One a 80 euro. E anche che sia poi li vende, cioè, però hai capito cosa voglio dire, no? Comunque li vende a 80 euro al Day One e li vende, cioè non è che li mette nel servizio che ha, su cui comunque ha 47 Quella milioni di abbonati. Cioè, esatto, quella è stata una quindi in scelta. confronto, cioè, il divario a logica è se calcoli quanto sta investendo Microsoft nel Game Pass e quanto ha investito in questi anni, cioè tra i giochi pagati per metterli, le terze parti Day One. Tutti gli indie, le robe, cosa che invece non ha mai fatto, sta facendo proprio da poco quando ha rimodulato il servizio lì che ha messo l'extra, il premium, eccetera. Ma poca roba c'è cioè, in confronto, cioè penso non sia paragonabile, no? Il servizio, se siamo tutti d'accordo. Ma E quindi, boh, cioè, allora Sony in questo momento non sta è navigando vero. proprio Cioè, nell'oro dipende come. cosa vuoi giocare. Io trovo dei giochi interessanti anche di qua. No, no, Certo. no, aspetta, aspetta, questo anch'io, cioè io mi sono. Ma come Preso se i giochi PS5 Day proprio One perché. uscissero esclusive nuove, Day One uscissero una quantità industriale. Cioè. No, beh, però in Ma confronto sì, al ma Game cosa che Pass, stai se c'è. Cioè aspettando di Day io. One? Cioè, è uscito Pentiment, è uscito. Sono No, giochi no, 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 interessanti, ma non no, 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 no. sono i giochi del Aspetta, grande aspetta. pubblico. Ma infatti non ti sto parlando di Pentiment, ti sto parlando dei Salvo giochi un in cambio generale. del grande Tipo le pubblico. terze parti, cioè io mi sono giocato Lies of P, mi sono giocato Atomic Heart, mi sono Quello giocato bello, Blissful sì. Blue, cioè mi sono giocato un sacco di roba sul Game Pass, su PC, che comunque uscivano anche su console. Cioè io parlo di quella roba lì, capito? Parlo di in generale, cioè, quindi è ovvio che il paragone
col quello che era il Plus, quello che è adesso il Plus, chiaramente. Poi c'è un Sì, sacco di però roba, cioè io lo lasciami dico dire una sempre. cosa. Nel senso, cosa si aspettano? Perché io ho tutti questi discorsi sul Game Pass, a me mi hanno annoiato fin dall'inizio, perché è un noleggio, ragazzi. Cioè, è un noleggio. Una volta andavi nel negozio e noleggiavi la cartuccia, il CD. Adesso lo fai digitalmente, chiaramente è molto più facile. Oltretutto, non finiscono le copie. Non è che io vado al noleggio e l'ha già preso qualcun altro. Quindi ci sono delle dinamiche un po' diverse, ma è un noleggio. Però cosa si aspettano? Nel senso, loro dicono: noi qui ci mettiamo i giochi Day One, e quindi il nostro servizio diventa sicuramente più interessante, perché tu lì dentro ci hai. Ok, ho capito, ma sembra tutto a favore del giocatore, cioè loro dov'è che guadagnano, scusami? E Cioè, infatti è tutto a i favore. giochi Sì, non. sì. O fanno, è quello che dicevano in tanti, cambierà il modo di fare i giochi, perché se i giochi sono da Game Pass, allora saranno tutti i giochi che sono corti, costano poco, perché altrimenti cioè, sono stati ingenui, nel senso perché dico, perché a volte secondo me si dà troppo credito pensando che siano tutti dei geni, ma gli errori li fanno anche le grandi industrie, le grandi. Cioè non capisco, non voglio dire che sono stupidi, però è evidente che c'è qualcosa che non. Guardiamo Google Stadia, No, cioè. non tutte le cose che Mamma. fanno. Ok, Aspetta, comunque Google Stadia era un aspetta. servizio della Madonna. Sono cose di successo, voglio dire. Però dico, è un noleggio. Se tu un gioco, esce un gioco, indipendentemente che è un indie, l'hai pagato, cioè è costato poco farlo, e quindi. Certo, un indie poi non è che puoi venderlo a 80. Nel senso, comunque. L'investimento è stato relativo, ma se è un giocone invece che ti è costato tantissimo, ok, ma un mese costa 13 euro, mettiamolo a prezzo pieno, perché poi con tutta la storia dei codici, degli sconti, quello, boh, secondo me se la sono anche un po' tirata addosso. Sì, hanno esagerato Però anche dico, lì, come puoi scherzo. pretendere, scusami, se un gioco ti è costato tantissimo e lo metti day one a 13, un tizio, perché uno dovrebbe comprarlo? Anche perché, te lo dico, anche uno collezionista potrebbe fare questo ragionamento. Dice: io intanto lo compro a 13 e lo gioco il primo mese. E in un mese, cavoli, qualsiasi gioco finisci. Cioè, a parte Elden Ring, se ci giochi un po', qualsiasi gioco lo finisci in un mese. Sì. Quindi puoi dire: va bene, il secondo mese non ci potrò giocare perché mi è finito l'abbonamento. E dici: va bene, ok, però quando ti verrà voglia di rigiocarci dopo tempo, generalmente il gioco è andato in sconto. E quindi costerà almeno 13 euro in meno, per esempio, e quindi è per te come averlo comprato. Alla peggio, come averlo comprato a prezzo pieno al day one, voglio dire. Però non capisco proprio la logica di mettere i giochi in un abbonamento che ti costa 13 euro al mese, li puoi finire e poi pretendere di guadagnarci. Cioè, non capisco, No, anche no, perché. difficile, difficile. Ma infatti io, cioè, il discorso che stavo facendo in realtà partiva proprio dal dubbio di Salvo sulle scelte anche per via di Sony. Però appunto, cioè, in confronto, paradossalmente, se andiamo a vedere Sony, cioè, allora sta facendo, rispetto a Microsoft, cioè rispetto a Xbox più che Microsoft, chiaramente, i soldi infiniti. Cioè, ha gli abbonati, vende i giochi, Microsoft non ha gli abbonati, non ha abbastanza abbonati, non vende più i giochi, e boh, quindi cosa. Cioè, sembra veramente sta solo perdendo soldi sostanzialmente. E adesso, vabbè, li sta facendo con Activision, perché ok, se li sono comprati, ma indipendentemente dal Game Pass, ripeto, cioè non ha. Sembra proprio che ormai non ci sia spazio per il Game Pass, paradossalmente, no? Cioè, facendo tutti questi ragionamenti, non si riesce mai a trovare un modo in cui possa funzionare davvero, ecco, quello è il dubbio, no? Ma è che c'è la base installata e sì, insomma, c'è un pregresso, insomma, c'è un pregresso. Cioè, chiaramente i numeri Eh sì, cambiano. base installata che non aumenta poi, non aumenta nel Esatto, tempo, mentre no? quella Siamo degli sempre altri è noi, elevata cioè. perché cioè, devi proprio fare qualcosa di straordinario per portare. Guarda, secondo me stanno ancora pagando visto quanto erano andati bene col 360 e poi comunque hanno lasciato recuperare PlayStation 3. Ma qui merito anche di Sony perché ha evidentemente fatto uscire delle cose interessanti, ha abbassato il prezzo. Però dico, stanno ancora pagando l'errore della Xbox One. E qui era Sì, tutta in sì. salita, dovevano fare delle mega cose. Non le hanno fatte, quindi. Poi appunto, ricordiamo, Xbox One flop dichiarato 50 milioni. 50. Cioè. Cioè adesso loro stanno qua che Game Pass hanno 30 milioni di abbonati, boh.
E loro dicono sempre che le console, vendere le console non interessa perché ti vogliono bene nel Game Pass. Cioè, allora io le calcolo come console praticamente gli abbonati Game Pass. O meno giocatori nell'ecosistema, 30 milioni. Cioè, so Sto quanti. sbagliando Cioè, tutto. come fanno ad arrivare a 60, 70, 80 comunque a rendere. Cioè, è No. difficile. Cioè, gli anni passano poi. Non so quanto. E gli altri ovviamente non stanno a guadagno, infatti poi Sony comunque ha risposto abbastanza presto con il suo Sì, online, che nonostante ok, questo non è il Game tentativo Pass, ma comunque è validissimo. dei live Cioè io mi sto giocando un service. sacco di roba. Se oggi tu ti compri PS5, comunque paradossalmente anche lì è vero che i giochi dei One Sony non escono nel Plus, ma tu adesso ce li hai tutti. Cioè non li devi comprare perché hai veramente tutto, a parte Ragnarok. Hai Returnal, hai Ghost of Tsushima, hai Spider-Man, hai Horizon Forbidden West, cioè Final Fantasy 7, cioè praticamente c'hai gran Rebirth. parte del catalogo sul Plus, quindi è proprio questione di tempo, no? Neanche, cioè, di poco tempo, tra l'altro, neanche poi tutto sta attesa, quindi boh. Confusionario sto gioco. Design grafico non mi fa impazzire. Un altro Ma più che fallimento. altro sai com'è, cos'è che non va bene la telecamera. Questa Anche secondo me. è stata bella. Trovo degli oggetti che boh. L'hai letto le descrizioni? Non si possono leggere, non c'è un. Vedi, c'è questo. No, però voglio dire, non lo so, mi sembra che devono far di più, ma facessero due o tre giochi belli, come ai tempi quando facevano Mamma mia, Gears. che bello quanto sento queste cose, veramente mi... Sì, ma anche lì, Ah. cioè, Gears 6, cioè, forse presente, ma, boh, ma No, c'è ma non ancora dico che. spazio No, per Gears? scusami, No, no. ha detto come No, Gears, non non ci Gears. sia anche No, 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 PT. però adesso mi ha fatto in mente No, Gears, nel senso cioè, che che voglio comunque dire uscirà, che. ma... Dico, ai tempi di Gears, cos'è che funzionava? Che la gente vedeva che voleva comprare Gears, hai capito? No, certo. Cioè. Era anche la novità, l'online, le robe, c'era. È Ma difficile quello non ricreare so. quel. Quello non so No, no, dirti. era una bella novità, Beh, Gears. tutta una Esatto. novità, cioè, nel senso, era tutto un insieme di cose, secondo me. Però Cioè. adesso sto insieme, cioè, non è lo sta cioè, è lo standard da tanti anni, Ma quindi, qual è il capito, non hai titolo più. adesso che ti fa comprare, voglio dire? Ma appunto, ma nessuno, cioè, ma non esiste più, cioè, sono i soliti giochi, cioè, proprio devi vedere le generazioni a cosa giocano, quali sono i giochi più giocati, cioè, la gente gioca ancora a GTA V che è di 10 anni fa, Appunto. ma, cioè, il problema è quello, cioè, quindi cosa pensi, di vendere una console con GTA V, cioè, Ma no. puoi provare, fai il bundle con dentro, no, però dico, purtroppo, non, cioè, non è proprio, non è possibile... Ma infatti quello anche Sony fa fatica, cioè sui fan chiaramente. Poi sì, Spider-Man ecco, forse è veramente di più trasversale che va oltre, no? Ed esce un po' dal... E Ma magari lo vendi anche Spider-Man al giocatore di Call of funziona Duty su tutto, e funziona nel fumetto, FIFA. funziona. Appunto. Però già Ah, God of War, che comunque ha funziona venduto nel film. tantissimo, Poi certo, un però gioco funziona fai già solo più se il gioco è fatica. bello. Sì e no, perché comunque Spider-Man, beh, non ho giocato il 2, però gli altri, cioè, sono giochi normali, cioè, nel senso, belli, fatti bene, ma niente di, capito, incredibile, cioè, sono standard, cioè, non, quindi, boh, cioè, è figo e Spider-Man lo compro, cioè, nel senso, c'è il marketing, poi, oh, è anche lì. Noi qua in Italia purtroppo non abbiamo neanche da quel punto di vista un metro di paragone perché Xbox è zero, ma proprio zero spaccato, cioè non è che dici non esiste, quindi boh, non sarebbe da vedere appunto in America il confronto se effettivamente Microsoft c'ha i cartelloni di spot stressanti, però invece qua in Italia, cioè guardi la partita di calcio, c'hai PlayStation 5 scritto ovunque, Beh quindi... sì,
Cioè, come quando si diceva per molti, la console equivale a PlayStation, come il tablet Sì, equivale esatto, all'iPad, bravo, esatto. come... Cioè, nel senso, chiaramente ti porti dietro un'eredità di un Sì, periodo... per quello che dico, non mi voglio limitare tanto all'impressione mia da italiano, perché so benissimo che appunto la situazione com'è, anche se anni fa ricordo che comunque sarà stata anche Microsoft che voleva spingere di più, perché stava, cioè dopo la prima Xbox comunque voleva entrare di più potenza nel mercato. Mazza se ricordo gli spot in televisione. Va bene che guardavo anche la televisione, cosa che non faccio più oggi, però però me li ricordo, cioè cavolo, appunto hai citato Gears of War, Ah, sì, me lo ricordo lo lo spot spot di Gears Medward of famosissimo, l'abbiamo visto tutti in televisione passare almeno una volta. War. Sì. Ma anche proprio la classica schermata bianca col Xbox, di che il logo Xbox che arriva, cioè me la ricordo un sacco di volte, anche per roba per FIFA, per Assassin's Creed, ho visto un sacco di volte il trailer in televisione, per quando andava fortissimo, beh, che poi era anche quello, forse perché era esploso tanto in Italia grazie al 2, quindi vai a capire anche lì, no, la percezione, però Vabbè, sì, Assassin's Creed per forza doveva esplodere in Italia. sì, lì era proprio diventato un fenomeno di costume. Bastardone. E quindi ho riswitchato, ok. Sì, cioè, nel senso non lo so, anche gli ultimi Halo, non è che... Anche qui, cioè io sono anni che... Vabbè, Da sì, non esperto di Halo. Halo, però... Ho sempre avuto l'impressione che 343 non stesse facendo un gran lavoro. Penso che se prendi il fan più grande di Halo che trovi, ti dice che è disastro. Dopo Reach, disastro. E Reach del 2011, Rich è cioè, l'unico che ho niente. giocato, tra l'altro. Quindi boh. Riswitchiamo. E quindi cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo concluso con questa cosa? Cosa stiamo facendo? Comunque niente, finita la pacchia. Bisogna comprare gli ultimi Game Pass turchi da Sì, sfruttare, perché se finiranno presto. ma anche sta cosa che proprio aveva un sacco di installato, la maggior parte erano tutte con la gabola, tutte Gente quelle che ce l'ha fino al 2027, che forse al 2027 non ci arrivano. cose, mamma mia. Esatto, mamma mia, che soddisfazione. Perché uno nella vita deve avere pazienza Io ce l'ho e aspettare. fino al La giugno dell'anno pazienza. prossimo. No, quella ne ho fatta veramente tantissima. Penso il fatto di essere qua con voi comunque lo dimostra. Semmai è il contrario. Cioè, già Meno di male che la gente base. lo sa che siamo noi le vittime. Però, boh, non lo so, io sono un po' stufo. Cioè, preferirei parlare di più di giochi, non lo so, non... Sì, no, ma ti do ragione, però Rotto le vabbè. palle, tutte queste storie. Tanto sono L'occasione uguali, PlayStation, Xbox, era chi ghiotta. se ne frega, meglio così, ne compro una sola, non ne devo più comprare due. Esatto, meglio così mi compro il PC. Beh, oh, il No, PC continua a io. avere i suoi pregi e i suoi difetti a distanza di anni, è molto molto Esatto. migliorato come console, è peggiorato come PC, nel senso che una volta era bello perché il PC aveva i suoi giochi che le console non avevano. A un certo Beh, punto però su ha Steam ce ne iniziato. sono parecchi, che le console non hanno alla fine. Sì, ma sono belli tutti. Boh. Ha iniziato a Beh, fare questo non te lo so dire. Hanno iniziato a fare le console male, perché la console era molto più comoda. Anzi, una 360 me la sarei comprata molto prima se avessi capito come girava nel mio periodo PC. Invece adesso no, fa tutto molto bene. È un pochino anche il motivo per cui io prima ti ho detto non so se prenderò una Play 6 perché ti ho detto non... dovrebbe dipendere dai giochi e non solo dal fatto di sì la compro perché mi fa girare meglio i giochi che ho già. Non dovrebbe essere sufficiente. Io lo faccio anche da appassionato di tecnologia, ma non dovrebbe essere la logica giusta. Ah, adesso si può entrare qua? Sì. Perfetto. Avendo invertito i... Fammi vedere se possiamo salvare però prima. Sì, qua. Ok. Casino sto gioco, cioè... Sì, forse non era un gioco da...
No, no, da ma ci live così. sta, cioè nel senso non è particolarmente impegnativo. Aiuto, c'è un topo che perde la testa. Però non... Vabbè, ho salvato qua, meglio così. Boh, non so che dire. Cioè, sinceramente, sono anche un po' stufo di parlare, di sentire parlare di Microsoft e di Game Pass. Ma soprattutto perché, a parte quando sono uscite Play 5 e Xbox, che Series X, per me, era evidentemente la console fatta meglio delle due. Però avevo anche detto, magari ve lo ricordate, che avevo detto, ma Sony poi è quella che aggiunge le feature che gli mancano e recupera. E così è Sì, vero. stato. Perché Play 5 adesso ha tutte quelle cose che mancavano e che Series X invece tecnologicamente ci vedeva un po' più lontano. VRR, 1440p. Poi le aggiungono e quindi quel vantaggio tecnologico non ce l'ha più. Questo magari... Non tanti lo dicono questa cosa, non lo so. Io guardo gli aspetti tecnici spesso e quindi per me queste cose hanno un peso. Però all'oggi ti dico non... Sì, a parte che in generale forse è un pad migliore l'Elite 2, però come vibrazione fa veramente schifo. Il pad della Play 5 mi sta venendo a piacere. Sto usando anche in questo momento. Mi sta venendo a piacere molto come pad. Mi sto abituando alla forma e la vibrazione è molto bella. Cioè è una Sì, mi stupidata, piace una molto anche gimmick. Però il fatto che la gente è contenta quando lo aggiungono anche su PC vuol dire che il suo valore ce l'ha. E ti dà quel qualcosina in più giocando che... Funziona. Carina questa cosa, hai visto? Bastardissimo. Non sento più salvo. Forse sono allontanato un Mi attimo. era mutato. E se bello stavo pure parlando, dicevano, ha delle belle idee sto gioco comunque. Sì, carine, sì. Questa che si infila. Bastardissimo. Divi un po'. Forse però... devo riuscire un po' anche a superarlo, però. Oh. Qua. Fatto. E 4. Fatto. Niente. Carino, carino. Sì, con... diciamo 4 pixel, quindi a livello di realizzazione sicuramente non è niente di... Nel senso che una persona può gestire, uno che ha delle idee, sceglie di fare questa cosa. Cosa stai giocando tu, Salvo, invece? Io dopo l'overdose di videogiochi che ho fatto da gennaio, quindi quando sono tornato dall'ospedale, fino a fine marzo, no, fine aprile, che si è conclusa con quelle 100 ore su Dragon's Dogma 2, non l'ho neanche finito, mi sono un po' rotto il cazzo, quindi non sto giocando a niente. Sto giochiando Elden Ring perché a giugno esce il DLC, ma come dicevamo, mi sa che seguirò una di quelle video guide su YouTube per pomparmi il personaggio. O Sì, appunto guarda. riprendo il personaggio se non avevo iniziato l'NG Plus e ecco, poi vaffanculo. Beh, più che altro perché adesso non so se hai letto, cioè almeno io non l'ho letto, ma l'ho forse di sfuggita da qualche parte. Comunque pare che per entrare nel DLC
due dei requisiti siano i due bot più stronzi, quindi insomma ci vuole un po' di tempo anche solo arrivarci alla fine. No, quelli li avevo Ma fatti. no, dai, ma Sì. figurati se non li avete fatti. Cosa vuoi No, che... no, 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 parlo di No, nuovo è che personaggio, se... dico. Cioè, Se se uno crea un nuovo fatti... personaggio, non è che Esatto. basta andare in giro a prendersi gli oggetti e farsi la build, Eh dico, no, vuole devi fare anche quel ammazzare quei due lì. boss. Quindi che comunque un po' ci vuole, cioè anche solo per arrivarci, nel senso. Poi vabbè, uno lo fa alla veloce, magari ci mette 2 giornate, non lo so, però insomma ci vuole un po'. Sì. Certo. Quindi, boh, non lo so, tanto c'è Frame the Frame che fa un sacco di build carine. Ah, A ottimo. questo punto quasi quasi mi faccio tipo una build astrologo. Astronte. Perché l'avevo iniziata E a destrezza. come sarebbe la build astrologo? Mago. Build mago. Ah, Mago ok. con un po' di destrezza. Ci sta. Giusto per non fare sempre la solita build forza o Magari con la quality mula e build. greggio. Sto facendo la solita build destrezza. Infatti, così. Io anche avevo iniziato destrezza, ma poi mi rompo troppo il cazzo perché sei troppo debole, devi incominciare a fare rollino, rollino, rollino. Mamma mia, ho rotto le Demon Soul non palle. è molto amico dei giocatori destrezza, avevamo visto io È vero, sì, adesso. no, non si trova niente. Io almeno mi No, derinchiopi tutto. Demon Souls era Sì, però proprio sono fai il andato avanti, non ho mago. mollato, Il sono andato mago avanti. squaglia tutto. Non ho mollato, ho proseguito. Oh, Non... Dragon's Dogma ha venduto 62 milioni di copie. E poi Square si lamenta che sottoperforma. No, guarda questo. Beh, vabbè, ma Dragon's Dogma gli sarà costato veramente 2 patatine, una bibita, cioè. Oh, comunque, attenzione, questa è una notizia solo per Alessio. La Roma 0 a 2. Ah, ma aspetta, per la Roma? Ah, Sì. Sta però. vincendo in casa del Leverkusen 0-2. Però. Che troia. Pensa a te. E con l'Atalanta che sta vincendo, se accadesse un miracolo, sarebbe una bella finale italiana. Atalanta va forte. Cazzarola, sì, sarebbe molto bello, da chissà quanti anni. Credo da Milan-Juve in Coppa Campioni. Tu forse avevi 6 anni. No, 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 parlo, beh, no, parlavo del. No, no, quello penso era andato al cinema con mio padre a vederla, qua all'Ariston di Sanremo, L'Atalanta? Pensa a te. nel 2003, se ricordo bene. No, dicevo comunque Com'è la qua? UEFA, Ah, così. Hai diciamo. visto che figata? Bollino. Questo mi segue. Bello, bello, no, c'ha delle idee molto interessanti questo gioco. Beh, dai, ma infatti stiamo parlando bene, potrebbe essere una delle chicche di quest'anno. A vederlo così non gli davo molto nei trailer. Certo che trovarselo nel Sony, almeno a giocarlo sul Game Pass. Esatto, nel Sony Pass. sì, è raro che escano Day One così, però ogni tanto qualcosa arriva. Questo come si potrebbe fare? Cioè, come posso raggiungere quella... Come può funzionare? Me ne manca uno, vedi? Così? Scende. Non mi è chiarissimo il funzionamento di questo yo-yo. Però devo liberare quello perché viene a prendermi qua e mi porta di là. Ok. Sto morendo dal caldo stasera. Sì, Fa stanno caldo alzando oggi. le Ah, temperature. dovevo tirare in giù, semplicemente. Era veramente facile.
Ok. Ok, dove ci troviamo? Zona nuova. Tra l'altro, queste cose non mi consentono neanche di cadere. Perché non posso mai cadere, vedi? E va bene, andiamo qua. Prendiamo questo. Mi porta di qua. Questo mi porta di là e va bene. Però, come si fa ad andare a prendere questo, cioè, io non posso mai scendere qua, ok? A meno che con lo yo-yo. Ah no, vedi che c'è un passaggio da sotto, niente, come non detto. Va bene, dunque qui spuntiamo qui sopra e poi non si va da nessuna parte. Giusto? Salvo avere magari una bolla Salvo. che non si riesce a Salvo. fare. Uno, poi. Ha tempo, tra l'altro. Attenzione, guarda, eh. Fatto. Bravissimo. Che ganzo. Si può andare di qua. C'è sempre lo scoiattolo che scappa. Aia. C'è il boss. Che musica da boss. Mollami. Qui si salva, meno male. Tosto, 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 tosto. Sì, ci sono mille zone da esplorare. Sì, la cosa degli animali è un po' una scusa. Mi uccide, infatti. Stavo per dire, mi schiaccia. Qui non riesci a scendere comunque perché vengono su troppo in fretta. E ti ricolleghi a un punto dove eravamo già stati, no? Più o meno. Sì, la mappa è abbastanza illeggibile comunque di questo gioco. Oh, beh. Che ore sono? Non dite più niente. 10:30. 10:30. Vabbè, carino comunque, dai. Volete vedere dove sono arrivato in Demon? Sì, dai. Dai. Allora, mettiamo via un attimo questo. Rilancio la live. Pensavo l'avessi finito Demon Source. Ma è l'originale, sì. No, no, mi ricordo che stavi...